Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo settimo episodio di questa serie di video dove andiamo a fare tutte le quest del gioco in una sola run. Se vi siete persi gli episodi precedenti vi ricordo che li trovate tutti quanti in descrizione insieme alle altre guide che ho fatto su Elden Ring e vari social, tutto in descrizione. E ci eravamo lasciati qui nell'ultimo episodio, avevamo fatto i primi passi ad Altus. Abbiamo fatto la quest di Seluvis, visto quella di Bok e ci eravamo fermati qui. Allora, come al solito abbiamo cambiato la build, sto giro siamo un fantastico cosplay di Radahn. Bellissimo. Andiamo a usare lo spadone del flagello celeste, l'ascia degli altopiani, vedremo il perché. L'armatura totalmente a piacere, io ho messo quella di Radahn, visto che usavo i suoi spadoni, mi sembrava carino. Come talismani usiamo il medaglione ruggente. Sia il medaglione ruggente che l'ascia degli altopiani potenziano gli attacchi basati sui ruggiti e soffi. Questi due oggetti vanno a potenziare la prima parte dell'abilità dello spadone del flagello celeste. Per capirci, questo urlo va potenziato sia dal medaglione che dall'ascia. L'ascia basterà tenerla come arma secondaria, poi si prendono a due mani lo spadone celeste e il suo effetto rimane attivo senza doverla usare. Poi continuiamo con lo stemma cariano in filigrana, perché useremo spesso e volentieri l'abilità dello spadone e diminuire il suo costo aiuta molto. Ovviamente la scheggia di Alexander per potenziare la sua abilità e l'arsenale del grande vaso, perché usiamo armamenti pesanti, armature pesanti e non vogliamo stare inflato, infatto allo giusto. Se volete, lo stemma cariano in filigrana può essere sostituito da un'altra cosa che preferite. Se usate tanto gli attacchi in salto potete optare per la talismano artiglio, oppure volete più difesa il talismano scudo del drago, volete boostarvi di più le statistiche sigillo piada di Radagon. Anche il favore dell'albero madre a più 2 è carino, vedete voi a seconda delle vostre preferenze. Le statistiche invece le vedete lì a destra e io ho attiva la runa di Godric, quindi sono tutte più 5. Normalmente sarebbero 50 vitalità, 22 a mente, 30 a tempra, 80 forza, 12 in destrezza, 15 in intelligenza, che sono il minimo indispensabile per poter usare lo spadone del flagello celeste, e poi 10 in fede, 10 arcano, lasciati così come sono. Molto bene ragazzi, questa era la build, come al solito la testeremo nel corso del video. Ora, prima di cominciare le nostre peripezie nell'altopiano di Altus, facciamo un breve salto alla tavola rotonda. Eccoci qua, allora. Parliamo con Corin. Molto bene, lui se ne andrà alla ricerca di Gold Mask. Dopodiché possiamo parlare con Roderica. Eccoci qua. E ci sarà un nuovo dialogo, c'è una cosa che devi sapere. Molto bene, sentirà la presenza di qualcosa. E quel qualcosa è il mangiasterco, che si trova da questa parte. Venite di qua, vedete che la porta dove c'erano le due anziane finalmente si è aperta. E qui troveremo il mangiasterco, perlomeno il suo spirito. E praticamente se ne fregherà di voi. Molto bene, ora possiamo anche parlare con Roger, parlare per modo di dire, perché a questo punto lo troverete morto stecchito. Potete raccogliere il suo globo cinereo e il suo set. E così ci sarà anche la lettera di Roger, non dimenticatela. E così sarà conclusa anche la quest di Roger. La sua lettera vi parlerà del fratello gemello di Dee, che si troverà alla città eterna di Nokron. Probabilmente lo andremo a fare
Sì, probabilmente ragazzi faremo la questifia prima di infilarci all'altopiano. Molto bene, fatte anche queste piccole cose possiamo andare ai quattro campanili, che facciamo ancora una piccola cosa. Eccoci qua ragazzi. Allora, una volta arrivati in cima, sotto il primo campanile, c'è un forziere con una chiave della spada magica. Con questa chiave noi andiamo in questo campanile subito sotto. L'attiviamo qui ed entriamo nel teletrasporto. Eccoci arrivati ragazzi, ci riporterà alla zona iniziale dove abbiamo cominciato il gioco. Qui dobbiamo fare una piccola cosa. Innanzitutto, se non avete battuto il primo boss, l'erede innestato, dovrete sconfiggerlo per poter passare oltre. Noi l'abbiamo tritato nel primo... no, forse non l'ho fatto vedere nel primo episodio, abbiamo cominciato direttamente a Sepolcrede. Però vabbè, in New Game Plus lo sconfiggete veramente easy. Molto bene, allora risalite qui, qui è la chiesetta dove siete partiti. Ora, se girate qui a destra, questa porta sarà aperta. Salite. Qui ci sarà il Re Falco Tempesta, che ci servirà per la quest di Nephelilux. Dopodiché qui trovate anche lo spirito del falco, se vi può interessare. Ecco qua. Molto bene. Ora anche qui abbiamo fatto. Ora possiamo tornare alla tavola rotonda e dobbiamo andare a parlare con Nephelilux. Ah, se notate, Corin sarà andato via. Dopo lo troveremo all'altopiano di Altus. Eccoci qua. Allora, parliamo con Nefeli. Possiamo consegnare il Re Falco Tempesta. Molto bene. Molto bene. Finiti i suoi dialoghi, per ora con lei siamo a posto. Ora, fatto tutto questo, ragazzi, finiamo al volo la quest di Fia. Dobbiamo tornare giù a Nokron, al punto di grazia Boschi Ancestrali. Molto bene. Tenete direzione nord-est. Quando arriverete a queste meduse, qui in fondo ci sarà un percorso da seguire. Eccoci qua. Allora, accendiamo una fantastica torcia. Qui ci sarà un punto di grazia. Blocchiamolo. E ora andiamo qui, saltate giù, fate attenzione a non burlarde sotto. Molto bene, allora qui voi se volete esplorate pure, lì c'è un fantastico cavaliere, lì ce n'è un altro, noi andiamo diretti a farci la quest. Ce la finiamo tutta. Allora qui giriamo di qua, quello non ci interessa per ora. Andiamo di qua. Però qui forse c'erano degli scheletri, spero che non arrivino a rompere le balle. Non dovrebbero. Molto bene. Allora, qui trovate il fratello di D. Ci parlate e potete consegnare la corazza gemella che abbiamo recuperato dal cadavere di D, se vi ricordate. Molto bene. Questi saranno gli unici suoi dialoghi. Ok ragazzi, ora da qui
Volendo potete entrare e uscire dal gioco. No, no, c'è già il segno, scherzavo. Potete evocare il fratello di D per aiutarvi in questa boss fight. Ci sta. Lo evochiamo. Dopodiché. Vediamo un fantastico spirito che ci aiuti in questa fantastica impresa. Una bella lacrima di riflesso. Perché? Molto bene. E ora qui ci sarà una fantastica boss fight con due gargoyle. Ne apparirà prima uno. E poi arriverà il suo amichetto. Allora, siamo in tre, vediamo. Non dovrebbe essere troppo complicato. I danni più o meno ci sono, ma ci avvelena sto cornuto. Allora, inventario, non ho boli contro il veleno, molto male. Molto molto male. Allora, vediamo un po'. Aia, che sperla. Che salvato. Occhio qui. Wow. È arrivato l'amichetto. Potrebbe finire molto male. Si è incastrato lì l'amichetto. Guardate qua. Ah no, si è sbuggato. Era lì fermo immobile. Allora, vediamo se riusciamo a uccidere questo simpatico signore. Aia. Aia. Ci muoviamo male. Preso 3. Ok, e meno 1. Ora andiamo dal suo amico. Preso. Facciamo un bel male. Perfetto. Non è stata una delle più belle fight del mondo, però l'abbiamo sfangata, dai. Allora, una volta sconfitti questi due simpatici signori, si va in fondo all'arena, verso la cascata. Let's go. Cioè, punto di grazia, ci togliamo il veleno. Che non ci piace. E ora dobbiamo andare dove c'è quella bara. Ecco qua. Entriamo nel sarcofago. Io salto l'animazione. Voi godetevela pure. Molto bene, finiamo nell'abisso tra le radici. Qui subito trovate un punto di grazia. Ecco fatto. Ora ragazzi, velocizzerò il video fino ad arrivare da Fia. Voi esplorate pure tranquillamente tutta l'area, non c'è nessun problema.
Eccoci arrivati, ragazzi, qui. Laggiù troveremo Fia. Eccoci qua. Ora qui dovrebbe partire una boss fight. Eccolo qua. Molto bene. Meno uno. Quasi one shot. Molto bene, meno due. Sono in tre ora. E non li famo fuori tutti e tre. L'hanno schivato. Che bravi. Più mana. Ci ricarichiamo. Ci infiliamo in mezzo a tutti. Qui Hyper Armor a bestia. E poi li tritiamo male. Molto bene. Ora battuti quelli. Bellissimo punto di grazia. E poi ci sarà Fia ad attenderci qui. Ci parliamo. Molto bene, fa... No, stringimi a te. Esattamente. Ok, qui parliamo in segreto. Consegna il marchio maledetto. Molto bene. Ci darà la benedizione del baldacchino lucente. Parliamo. Ok, quando gli dirà le stesse cose, possiamo uscire. Ecco fatto. Ora resettiamo l'area, riposandoci al punto di grazia. Voilà. Vediamo, dovremmo riparlarci, credo. Ok. Parliamo, molto bene, questo è un addio. Ok. Molto bene. Ora si resetta un'altra volta l'area. Ci risediamo al punto di grazia. E Fia dovrebbe essere sdraiata, esatto. Ecco qua. Ora se tocchiamo Fia, possiamo entrare nel sogno di morte. Eccoci qua da Fortisax il Necrodrago. Questo è un boss segreto, ragazzi. Non vi preoccupate se perdete, come ha fatto il pollo che vedete a schermo. Non vi preoccupate perché ritornerete lì al punto di grazia dove c'era Fia, e se la ritoccate potrete risfidare Fortisax. Aia.
se riusciamo a colpirlo, no? Aia. Si salva sempre all'ultimo questo. Molto bene, se ne va. Ecco. Ora, una volta sconfitto, troverete Fia, che ha fatto caput praticamente, e possiamo ricevere la runa del principe della morte. Molto bene. Questa runa, ragazzi, vi servirà per un finale alternativo, come la quest di Ranni. Anche quella di Fia ha un finale alternativo. Ora, resettando e tornando qui, troverete il fratello di Darian, che ha spappolato Fia. Qui potete raccogliere il set di Fia e poi voi godetevi il dialogo. Io ci parlo già direttamente. Salute a te, bla bla bla. Molto bene, ok. Quando esaurisce i suoi dialoghi, voi resettate l'area. Il fratello se ne sarà andato e avrà lasciato per terra la sua spada e la corazza gemella. E così abbiamo finito la quest di Fia. Bravi, bravissimi. Ora, ragazzuoli belli, possiamo tornare su e cominciare le nostre peripezie all'altopiano di Altus. Allora, andiamo al punto di grazia altopiano di Altus. Molto bene, da questo punto di grazia andate qui a sinistra. Seguite il mio percorso verso nord. Teniamo la destra, non salite di là. Stiamo qui sulla destra. Molto bene, scendete qui. Ora, punto di grazia. E lì già in fondo, se aguzzate la vista, vedete un NPC di nostra conoscenza. Molto bene. Andiamo nella sua direzione, sarà Millicent. Eccoci qua. Ci parliamo, ragazzi, ed esauriamo tutti i suoi dialoghi. Molto bene, ragazzi, dopo aver finito i suoi dialoghi, quello che dovremo fare sarà andare da Bok, dove c'era, dove avevamo incontrato Bok l'ultima volta, in questo punto di grazia. Eccoci qui, da questo punto di grazia teniamo la sinistra, proseguiamo sempre verso nord lungo questo sentiero. Ah, qui ci sarà qualche nemico, lo leviamo. Molto bene, continuiamo. E qui, oltre alla mappa dell'area, se non l'avete presa, troveremo anche Corin. Molto bene, ci sarà Riguardo il nobile mascherato. Molto bene, ragazzi, una volta finiti i suoi dialoghi con lui, siamo a posto e ora dobbiamo andare alla seconda chiesa di Marika, che si trova poco più avanti. Voi scendete e arrivate fino alla chiesa. Eccoci arrivati, ragazzi. Oddio. Ok, fate attenzione ai cani. Entriamo alla seconda chiesa e troviamo niente poco di meno che Iora, che non sembra messo tanto bene.
contain the immaculacy of your sword. Qui Yura ci rimane secco e possiamo raccogliere la sua spada. Ora ragazzuoli, qui ci sarà una lacrima e ora apparirà Eleonora. Che se l'è presa dritta nei denti. Due hit e muore male. Abbiamo anche distrutto la chiesa. Fantastico. Ok, qui sconfiggiamo Eleonora e termina la quest del povero Yura. Più o meno. Forse sì, forse no. Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ora, ragazzuoli, vi consiglio, io lo farò stream, fatelo anche voi, di farvi questo dungeon, il precipizio sulle rovine. Tornate da, tipo, dalle rovine qua del re, dove c'era Iji, scendete, fate lungo il fiume tutto questo percorso, arrivate fino in fondo e fate questo dungeon. Dovete completarlo tutto. Battere il boss, prima del boss potete evocare anche Millicent. Non so se si può fare senza aver anche dopo averla incontrata qui, ma beh, ci saranno anche altri NPC, non vi preoccupate. Battete il boss e uscirete da questa parte, da qua potete salire e arrivare qua sopra. Fatelo, cioè, fatelo pure anche adesso, io lo farò off stream, che poi ci serviranno dei punti di grazia in questa zona per il prossimo video. Molto bene, chiusa questa breve parentesi, andiamo a trovare Gold Mask, che sta cercando, il tizio che sta cercando Corin. Si troverà precisamente qui, su questo ponte distrutto. Voi che cosa fate? Dal punto di grazia di Bok seguite tutto quanto il sentiero. Arrivate fino alla G-Dita, qui sul ponte ci sarà un mercante, un teletrasporto che vi porterà dritti dritti qui in cima al ponte e ci vediamo appena siamo lì. Molto bene ragazzi, eccoci qui, il teletrasporto vi porterà a inizio ponte e là in fondo, come vedete, ci sarà il nostro Gold Mask. Andiamo a fare la sua conoscenza. Eccoci qua. Ci parlate. Molto bene. Lui non dirà mai nulla, però ora quello che dobbiamo fare è tornare da Corin, da fratello Corin, e dirgli dove si trova Gold Mask. Eccoci da Corin, ragazzi, ci parliamo. E rivela dove si trova la maschera d'oro. Molto bene, mi pare che se dopo questo parlate con lui avrà nuovi incantesimi. Se non li avete presi tutti, controllate ogni volta, voi prendeteli e dovrebbe averne di nuovi. Molto bene. Ora, una volta che abbiamo rivelato la posizione a Corin, non dobbiamo fare altro che tipparci. Eccoci qua. E ora Corin sarà lì insieme alla maschera d'oro. Eccoci, ora parliamo con lui. Thanks to you and taking my place. Have no fear. I will still teach you incantations, though we must do so. Ok, potete chiedergli riguardo al nobile maschera d'oro. Is all my life frantic, and though I am yet to, I know that this golden order. Molto bene, e forse ora, esatto, avrà un nuovo incantesimo, il disco di luce. Chiedo venia. Un passaggio prima. Ok ragazzi, per ora Corin e Gold Mask staranno lì felici e beati. Ora, quello che possiamo fare prima di salutarci sarà fare la versione offline della quest di Varre, che dovremo andare a queste rovine, le rovine Risangue. Dal ponte semplicemente trovate il modo di scendere e arrivate fino alle rovine. Eccoci arrivati alle rovine, ragazzi, vi faccio vedere sulla mappa il punto preciso, questa serie, queste strutture qui sulla destra. Guardate bene sulla mappa, da lì è la strada dove sono arrivato, là c'era il ponte con Gold Mask. Arrivati qui, queste strutture
Beh, arrivando qui le trovate sulla sinistra, ovviamente, se arrivate dal ponte. Qui ci sarà un segno. Dovremmo invadere questo simpatico signore. Eccoci qua, eccolo lì, che è bello contento di vederci. Non vedeva l'ora. Mi sa che non è più tanto contento. Ecco qua. E lo sciuro, Lenai. Questa build dà il massimo contro i nemici piccoli. È davvero devastante. Contro nemici grossi come il drago di prima fa un po' più di fatica. Molto bene ragazzi, allora, una volta fatto ciò, semplicemente ci basterà tornare dal caro Varre, che sarà ancora ad aspettarci alla Chiesa della Rosa. Qui c'è il punto di grazia vicino, ci vediamo appena siamo arrivati. Eccoci arrivati da Varre. Allora, ci parliamo. Vedete? Passerà direttamente allo step senza aver fatto le invasioni e quindi senza usare l'online. Designami, ovviamente. Ci darà il favore del Signore del Sangue. Molto bene. Ora dovremo recuperare il sangue di una fanciulla. Abbiamo varie opzioni. Possiamo andare dove siamo andati prima ai quattro campanili. Nella prima zona dove spawniamo c'è una vergine stecchita e lì possiamo prendere il suo sangue. Altrimenti, se vi ricordate, vi avevo detto di prendere il punto di grazia alla chiesa dell'inibizione. Qui facilmente ci andiamo e subito al punto di grazia qua trovate la nostra maiden e impregniamo il sangue con il favore del Signore del Sangue. Facile facile. E ora dobbiamo tornare da Varre. Molto bene, eccoci arrivati. Hai completato la prova. Ora gli porgiamo il dito. Sì, Varre, hai una spada nello stomaco, non so se te ne sei accorto. Molto bene, dopo aver parlato con lui e averlo trafitto senza che se ne accorga, ci riparlate e vi darà la medaglia del Cavaliere di Sangue Puro. Molto bene. Ok. Fantastico, una volta finiti i suoi dialoghi, la quest di Varre è quasi finita. Ora, se volete, ce la finiamo e poi ci saluteremo qui. Allora, quello che dovete fare sarà usare la medaglia del cavaliere. Let's go. Eccoci qua, arriveremo al palazzo di Mogwin. Saliamo queste scale, su quel cadavere qui troverete la mappa della zona. Noi saliamo qui. Ci prendiamo questo bel punto di grazia. E dopodiché non posso usare il cavallo qua sopra. Scendiamo di sotto e usiamo il cavallo. Allora, dovete andare. Seguite il mio percorso. Prima di finire la quest e prima di battere Mog, dobbiamo recuperare la maschera bianca, che altrimenti ve la perdete. E tanti saluti. Allora, eccoci qua. Molto bene. Allora, qui attenti all'aggro di quel pennuto che è immenso, ma dovrebbe invaderci una maschera bianca. Questo simpatico signore che ci schiva tutte le nostre mosse con abilità, dobbiamo tritare fantasticamente. Ora fuggiamo da questa parte. Occhio sempre al pennuto.
che ha un dito nel bojigi. Ecco, qui scenderete da cavallo perché vi invaderà un'altra maschera bianca. Eccolo lì. Voi proseguite comunque, fate il giro di questa roccia intanto che lui vi raggiunge e arrivate qua dietro. Molto bene. Qui c'è una fantastica sanguinosa. Ora si elimina anche l'amico Fritz qua. Perfetto. Ora ci ricarichiamo e qui dovrebbe apparire un altro amico Fritz. Quando vuole. Eccolo qua. Colpismo sbagliato. Molto bene. E una volta sconfitto questo simpatico signore, arriverà il set di Varre praticamente. Perfetto. Ora torniamo al punto di grazia che abbiamo sbloccato prima. Eccoci qui. Ora da qui velocizzo il video perché dobbiamo arrivare fino in cima al palazzo di Mogwin. Ed eccoci arrivati ragazzi, una volta qui ci sarà un segno, prima di toccarlo prendete questo punto di grazia. Molto bene, allora la strada è molto buia, orientatevi magari con la bussola che c'è sopra lo schermo, nella parte alta. Eccoci qui ragazzi, toccate il segno e invaderemo il viso bianco Varre. Ora dovremo entrare qui dentro e di solito sbuca fuori qui sulla sinistra. Ah, un altro tizio con le mie spade. Allora, dove sei? Dove sei? Signor Varre, atteso alla cassa 15. Eccolo lì. Venga, venga. Perfetto. Sì, contro tizi umanoidi queste spade sono devastanti. Non giocano più. Molto bene. Una volta preso a schiaffi il povero Varre, che è arrivato alla cassa in ritardo, accendiamo una bella torcia. Lo troverete qui fuori, ci parlate, supplicherà il grande Mog di aiutarlo, ovviamente chi se lo incula, ci schiatterà malissimo e potremo raccogliere la sua arma, insieme a qualche dito sanguinante per invadere un'altra gente. Molto bene ragazzi, la quest di Varre finisce qua. E direi che per il momento ci fermiamo qui. Noi possiamo tornare all'altopiano. Abbiamo fatto un piccolo step di Millicent, uno step della quest di Corin. Abbiamo finito Fia, abbiamo finito Varre. Nel prossimo video
magari ci finiamo tutto il Monte Gelmir, così poi possiamo dedicarci all'altopiano di Altus. Bene ragazzi, grazie mille per la visione. Io ovviamente mi raccomando, non andate in giro per l'altopiano e per il Monte Gelmir, non incasinate nulla. Non dovrebbe incasinarsi nulla, però per sicurezza meglio non fare casini. Non andate in giro e aspettate il prossimo episodio, che arriverà brevissimo. Cercherò di caricarli molto più frequentemente. Ecco. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e per supportare questa serie di video. In descrizione vi ricordo che trovate tutti gli altri episodi di questa serie insieme alla playlist con tutte le altre guide su Elden Ring, il link ai vari social, seguitemi anche lì. E detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!